È il 19 marzo 1994. È l'onomastico di Don Peppe. Sono le 7:25 del mattino. Don Peppe si sta preparando per celebrare la messa. Un uomo entra in chiesa e chiede chi sia il sacerdote. Lo raggiunge in sagrestia e gli spara 5 colpi in faccia. Don Peppe Diana muore all'istante. Dall'assassinio di Don Giuseppe Diana, il parroco di Casal di Principe, ucciso ieri mattina, pochi minuti prima di celebrare la messa mattutina. L'esame dei proiettili utilizzati dal comando conferma la matrice camorristica del delitto. Vediamo i nostri servizi. Un esempio che nessuno doveva seguire. Questo sembra essere il messaggio lanciato da chi ha voluto la morte di Don Giuseppe Diana, il parroco di Casal di Principe assassinato ieri mattina in chiesa. Riusciva a scuotere le coscienze di tanti giovani e, fatto inammissibile in un paese dove i clan hanno il controllo totale del territorio, aveva appena testimoniato davanti ai magistrati della direzione antimafia, che con lui volevano approfondire il senso di un documento denuncia diffuso 3 anni fa. Lo firmò Don Giuseppe con altri sacerdoti che pure i giudici hanno ascoltato nei giorni scorsi e che oggi devono essere considerati a rischio. Don Lorenzo Chiarinelli, vescovo di Aversa. In questo territorio essere prede significa far crescere tutto quello che ci viene dal grande messaggio del Vangelo, e cioè amore all'uomo, promozione del territorio, creazione di rapporti nuovi per fare nuova questa società, i cui meccanismi perversi ecco che cosa producono. Un omaggio corale e commosso al prete che solo pochi giorni fa aveva in qualche modo preannunciato il suo sacrificio. Tutt'al più possono ammazzarmi, aveva detto, ma la pelle non è mia, è del Signore e io gliela restituisco.